che è Giuseppe Turroni. E Giuseppe Turroni era un grandissimo uomo, un critico, uno storico della fotografia, molto conosciuto negli anni 50, che pubblicava libri importanti, che scriveva su riviste, che aveva contatti autorevoli, è stato un carissimo amico di Paolo Monti, ha abitato con lui nella sua casa per i primi anni di Milano, quando aveva difficoltà economiche, una persona di cui non si parla più per niente, di cui non si sa più nulla, è scomparso negli anni 70, 80 e non, si è perso tutto quanto di lui, si è perso il suo archivio, si sono perse tante cose, si è persa la sua storia. E questo lavoro mi ha permesso di conoscere attraverso le lettere, i carteggi, che per me sono, penso, qualcosa di ancora più interessante delle fotografie, il che vuol dire proprio che è una cosa grossa, e la figura di quest'uomo e quindi l'amicizia con Giacomelli, i consigli che gli dava, le cose che accadevano in quegli anni. E ne ho trovate tante di lettere di Turroni, proprio tante, stiamo parlando di un centinaio di lettere. E questo è stato per me meraviglioso perché il bambino, quando dicevamo prima, no, mi avrebbe permesso certamente di ribaltare le cose, di cambiare, di trovare, di smuovere, di pasticciare. È successo questo. Questo libro. Ma non il libro, la ricerca, il lavoro, l'esperienza, è stato il tramite per un milione di cose. Ho conosciuto Teopista di Gennaro, che era la mamma del bambino di Scanno, che purtroppo non c'è più da poco tempo, che è una persona che mi ha raccontato un milione di storie, che mi ha emozionata moltissimo. Ce ne sono molte di cose che ho veramente che ho fatto accadere semplicemente perché mi è venuto in mente di andare a cercare la storia di una fotografia. E credo che questa sia la cosa più interessante, più incredibile. Io sono molto contenta di aver pubblicato questo libro e tra l'altro è una pubblicazione che alla fine è venuta fuori dopo qualche anno. Perché ci sono stati degli intoppi, c'è bisogno di tempo per fare i libri. Però per me questa esperienza è molto più della pubblicazione del libro, ma veramente molto di più, perché è anche adesso la possibilità di fare cose, di incontrare persone, di vivere emozioni. E questo per me è, non lo so, strepitoso, forse dico una cosa buffa, non saprei, forse scontata, però mi sembra proprio, cioè, che il gioco sia quello alla fine. Cioè, quando Mario diceva che la fotografia alla fine è un tramite per entrare in contatto con le persone, perché lui diceva io sono tanto timido, quindi se dovessi io da solo andare a conoscere qualcuno non lo farei mai. Invece la fotografia è come se mi avvicinassi improvvisamente alle persone e quindi gli fai una foto e poi la conosci e quindi ci parli, ti racconti, ti invita a casa sua, io, cioè, quindi è tutto più facile e credo che il segreto sia tutto qui fondamentalmente, cioè godere di quello che sono le fotografie e tutto quello che le fotografie fanno accadere fondamentalmente, perché il bambino ha fatto accadere tantissime cose. Stasera abbiamo due importanti possibilità che ci sono date da due appassionati di fotografia, collezionisti e fotografi, una è Doris, che ha portato appunto queste immagini che sono qui esposte. E sono delle fotografie molto interessanti che parlano di un altro capitolo della storia di Mario, ovvero un capitolo
In realtà le fotografie sono del 60... 68? Scusa, che è la data? Penso 68. Ecco, grazie. 68, ok. Perché comunque sono state realizzate mentre giravano un film, che è un film appunto di Gandin, che era questo regista che ha fatto questo lavoro su Mario Giacomelli, quindi insomma ha realizzato anche questa serie, cioè Emilio Angelini ha realizzato le fotografie. E sono fotografie molto interessanti perché ci parlano quello che gli americani chiamano il backstage della fotografia, cioè come effettivamente il fotografo operava, cioè cosa faceva effettivamente nei luoghi in cui andava a fotografare. A me piace moltissimo vedere questo aspetto della fotografia, cioè non vedere, no? che cosa accadeva. E la cosa che possiamo notare è che magari appunto quelli che conoscono un po' meno forse sentiranno meno, ma invece adesso lo sottolineiamo, il fatto che lui comunque si avvicinasse moltissimo a questi soggetti. Questa serie fotografica che lui sta realizzando, che poi vi consiglio comunque di vedere, di dare uno sguardo nei libri per vederla questa volta, è il lavoro legato all'ospizio. Quindi uno dei suoi primi approcci alla figura umana, alla persona, in maniera comunque forte, lui aveva già fatto dei ritratti, ma qui comunque prima si parlava dei ritratti a mia madre, a sua moglie, ai suoi figli, insomma persone di casa ovviamente con cui aveva un rapporto diverso, invece qua comunque incontra persone esterne, tra virgolette, che sono comunque persone ospiti di questo ospizio. E lui non si preoccupa di niente, cioè non mille volte ho sentito comunque parlare dell'etica nella fotografia di Giacomelli. Era etico fare questo, era giusto andare a fotografare questi anziani, praticamente non so come dire, splashandoli a 5 cm dalla faccia, persone mai viste, persone malate. Molti dicono no, non era giusto. Forse nel tempo sempre di più sento dire sì, era giusto, uno perché comunque è diventato un lavoro storicizzato, quindi ormai non si può più toccare, ma poi anche perché oggettivamente lui aveva quella cosa che dicevamo prima, ovvero questo fuoco interiore, questa necessità esplosiva, fortissima, di dover dire quella cosa, di doverla proprio, uso una parola che non è bellissima, però comunque vomitare quello che aveva dentro. E quindi i mezzi comunque erano quelli, era una fotografia ed era un certo tipo di fotografia. Quindi è particolarmente interessante, ripeto, vedere proprio come le cose comunque accadevano. Invece un'altra possibilità ce la offre Tony Varufaldi, che insomma fuori programma proprio veramente, mentre di Doris si sapeva già da prima, quindi questa invece è proprio una improvvisazione pura, ci ha portato appunto delle stampe di Mario, non so di che serie, credo i pretini? No, un po' di misto, ok. E quindi ci dà insomma la possibilità di vedere queste stampe originali, e su cui magari insomma una volta che le abbiamo viste possiamo anche fare due parole su quello che è proprio la bellezza del bianco e nero, eccetera. Una cosa che vi chiedo proprio dal profondo del cuore è di non farmi nessuna domanda tecnica, perché Giacomelli non sopportava il parlare della tecnica. Non so se l'altra volta vi raccontavo, non mi ricordo, cominciò a perdere i pezzi. Sono giovane, ma insomma, Alzheimer galoppa. Se vi ho raccontato della mia tesina di laurea con Italo Zanier, no, forse no. Sì, ve l'ho raccontato, ma al seminario?
No, alla serata, ok. Beh, comunque, insomma, brevemente, per chi non c'era l'altra volta, ho raccontato di questo, di questo lavoro che dovevo fare per l'università, dovevo appunto scrivere una piccola tesi su un autore fotografico. Avevo scelto Giacomelli, l'insegnante era Italo Zanier, e quindi Zanier mi aveva espressamente chiesto di fare un lavoro sulla tecnica. E allora io sono andata dal mio zio, gli ho chiesto appunto informazioni, gli ho detto questa cosa, gli ho detto guarda, Zanier mi ha detto questo, e lui mi ha detto ok. E poi ha aperto un cassettino e ha tirato fuori il libretto di istruzione della sua macchina fotografica. E poi mi ha detto, tieni, guarda, dagliela a Zanier. E io, che non avevo neanche colto questa cosa, neanche capito, perché ero ancora molto ingenua, mi sono vista questo libretto di istruzione e ho detto, il libretto, insomma, cioè, era un po' così. E poi insomma Zanier si è arrabbiato tantissimo, una cosa fa, mi piglia in giro, tutto quello che poi potete immaginare. Quindi questo per dire, insomma, una piccolissima cosa, ma potrei raccontarle molte altre. Quindi diciamo, lui non voleva proprio parlare della tecnica, e non voglio farlo neanch'io, cioè vorrei, poi se volete un altro giorno ne parliamo, perché non è che... Insomma, un argomento che mi interessa, poi anche da conservatrice, voglio dire, è un argomento con cui ho a che fare molto spesso, però mi piacerebbe comunque che stasera diciamo rimanessimo sull'aspetto più emotivo, se vogliamo, della fotografia, emozionale, chiamiamolo così, e anche un po' più storico, quindi un po' meno tecnico, anche questa tecnica ci riporta, insomma, alla realtà. Se avete delle domande da farmi, o comunque anche, se non delle domande, comunque delle considerazioni. Io so che qualcuno di voi comunque lo ha incontrato, l'ha conosciuto, quindi se c'è anche comunque, se questa è l'occasione per ricordarlo, mi farebbe comunque piacere. Vabbè, io ne hai già citato, quindi, okay. Come no, certo.